abbiamo cercato di inserire degli sport tradizionali o di nicchia, o chiamiamoli di strada, che non sono il solito calcio o compagnia bella. Quindi abbiamo come esibizioni sport come la fionda, la balestra, ferro di cavallo, me li sono scritti perché sport altrimenti... Sport cosiddetti minori. Non sono minori, sono solo di nicchia. Tiro con l'arco, tiro con la fune, la ruzzola, ciclismo, però un ciclismo particolare, freestyle di pattinaggio, che è un pattinaggio acrobatico, non è una competizione. Questi sono intervallati, queste esibizioni sono intervallati da dei gruppi paraolimpici, che ne abbiamo tre in particolare: Muoviti Amico, che è di Pescara, che portano 37 persone disabili, poi Mars New Dance, altre 7-8 persone, e più abbiamo Passo dopo Passo, che è una coppia di Sant'Egidio tra un normodotato e una disabile, che l'anno scorso hanno vinto il titolo italiano di ballo. Più abbiamo giochi e animazioni, perché si montano dei gonfiabili dove interagiscono dei ragazzi dell'associazione Cave con dei ragazzi della scuola normodotati. Abbiamo poi l'esibizione del basket in carrozzina, che è una vera novità, si esibirà, io francamente non so nemmeno come giocano, come fanno. Più abbiamo la partecipazione straordinaria degli amicacci di Giulianova, freschi vincitori del titolo di campione d'Italia. È il primo campione d'Italia in cosa? In basket in carrozzina. È stato la prima realtà abruzzese a occuparsi di disabili. E io nel passato sono stato anche loro fornitore, quindi amico con Giuseppe Martioni, che è l'anima di quell'associazione. La manifestazione verrà aperta dagli sbandieratori di Ascoli Piceno, con i tamburini, i musici, insomma è una esibizione di sbandieratori. Abbiamo qui presente pure il campione del mondo di bocce, che non può essere presente sabato perché ha impegni di campionato, però ha voluto portare anche la sua esperienza di sport e la sua partecipazione. E poi abbiamo, non ultimo come importante, ma la più importante, la partecipazione di Heller, dell'associazione di cui lui fa parte. Poi la dottoressa Ceneri Gabriella spiegherà quello che fa. Questi sono dei ragazzi che la dottoressa, la presidente della fondazione, include attraverso il lavoro, che è la cosa più bella, perché è la cosa più importante. Fanno delle ceramiche che ha portato qui per esposizione, che poi lei porterà dei ragazzi, farà un suo gazebo dei ragazzi col tornio, e farà vedere anche come lavorano questi ragazzi. A Heller io devo un ringraziamento veramente particolare, perché ha prestato la sua voce, che a detta di tutti è stato qualcosa di emozionante. Ho di veramente cercato di fare del mio meglio, dai. Ma tu sei bravo. Poi bene. E la più bella soddisfazione me l'ha data il presidente di Sport e Salute regionale, che quando ha sentito questo spot ha detto: dovete far girare nelle scuole, nelle palestre, nelle associazioni, perché è, dice, veramente commovente. Poi a lui voglio, se mi consentite, è anche il modo per far vedere a tutti i ragazzi della scuola che parteciperanno, verrà dato un sacchetto con un cappello con inserito dentro dei Debian forniti dalla Poliservice per la raccolta differenziata, e un quaderno dell'Avis, la croce per la donazione di sangue. E io per lui poi ho fatto in particolare una maglietta col nome Heller.
che sarà poi. Grazie. Che sarà poi. Grazie. Questa è la maglietta che sarà data a tutti, tutti i partecipanti alle esibizioni. Sono onorato. Oh, in questa avventura io sono stato. Se la rialzi un attimo a piacere la maglietta. Come no? Questo è un po' il simbolo che è girato su tutto come messaggio unico su tutto, sul cappellino, sul sacchetto. Allora, poi io in questa avventura devo ringraziare la grossa mano che mi ha dato Nunzio. Chi è? Nunzio. Chi è? Collina Amatucci, che io chiamo Collina perché è un ex arbitro, che ci ha fatto mettere a disposizione questa struttura, dove non è stata scelta a caso, è stata scelta per diversi motivi. Il primo perché è un fiore all'occhiello della penso di tutta la provincia di Teramo, di tutta l'Abruzzo, perché è una struttura che quando lavora ce ne accorgiamo tutti, perché vediamo un movimento nel paese. Nel raggio di 20-30 km, quando ci stanno le manifestazioni, sono tutti riempiti gli alberghi, i ristoranti, pizzerie e quant'altro. Poi perché è una struttura che non ha nessun tipo di barriera architettonica. Qui ci sono i servizi ed è il massimo dell'inclusione, se vogliamo. E quindi questo ci ha permesso anche di fare una bella cosa. Poi devo ringraziare l'assessore Quaresimale, che lui si ricordava di me, che era stato nella mia azienda, perché lui è un ex giocatore di basket quando stava col Cambri, che io vestivo, e quando ha sentito, ci incontrammo al comune la prima volta, io non mi ricordavo, in occasione di un convegno scuola con le aziende che prendevano dei ragazzi a fare gli stage. E io parlai per la prima volta in pubblico di questa iniziativa, e lui mi ricordo, si è avvicinato a me, mi ha dato il suo bigliettino, dice sentiamoci, e mi ha incoraggiato, perché altrimenti da solo, forse senza l'aiuto di Bellucci, senza l'aiuto di Nunzio, senza l'aiuto dell'associazione Agave, che poi ci ha dato una grossa mano veramente importante, poi Gino lo dirà. E io ringrazio l'assessore, che ha capito forse subito l'importanza di quello che io volevo fare, e mi ha anche incoraggiato. Ringrazio naturalmente Emiliano Di Matteo, con la quale mi lega un'amicizia decennale, e il mio sindaco, che è un mio compagno di classe, quindi lo cito per ultimo perché semplicemente è un mio compagno. Amici di infanzia, purtroppo di infanzia per lui, purtroppo per lui, non per me, che mi deve sopportare. Quindi l'unico auspicio che facciamo, e speriamo nel tempo, perché questa manifestazione vuole essere un modo pratico, in un momento in cui si parla tanto di inclusione, è un momento pratico per mandare un messaggio ai ragazzi delle scuole, perché è attraverso i giovani che passa l'inclusione, perché se loro recepiscono l'importanza dell'inclusione, un domani potremo avere nelle palestre, fra 10 anni, ci auguriamo che si possano allenare insieme ragazzi normodotati con disabili alla pari, senza nessun tipo di barriera. E siccome io, per esperienza personale, siccome un po' di anni ce li ho, ho sempre pensato che è l'esempio che fa capire più di 1000 lezioni, più di 1000 pistolotti. E allora far vedere queste cose anche a un duplice scopo: quello di far conoscere alcuni sport che i nostri ragazzi non conoscono più, e far capire, far vedere che anche un disabile può vivere una vita dignitosa, perché quello che loro chiedono, questo me l'ha imparato un campione olimpionico, mio amico Oscar De Pellegrin, che
avevo invitato, ma purtroppo per impegni istituzionali, perché lui adesso fa il sindaco a Belluno, non è potuto venire questa volta, ma mi riprometto prima o poi di farlo venire. Questa è una medaglia d'oro alle Olimpiadi di Londra. È stata l'ultima freccia la tirata a Londra da disabile, e qui mi ha fatto capire che mi ha aperto la mente che i disabili non vogliono essere combattuti, ma vogliono essere semplicemente messi nella condizione di vivere una vita normale. Quindi questo è un po' lo scopo. La scuola di Sant'Egidio Angarano e di Villa Lemba ci hanno concesso un 300-400 ragazzi che saranno presenti a questa manifestazione. Chiaramente è aperta a tutto, possono venire i genitori, possono chiunque vuol venire, credo che tempo permettendo sarà una giornata bellissima. Poi un ringraziamento particolare lo devo fare all'ANPAS Abruzzo, che ha messo a disposizione un tendone che ci montano, poi smonteranno, attrezzato di 20 metri per 8, dove ospiteremo poi dopo la manifestazione tutti gli atleti, dico tutti, normodotati e disabili, per un pranzo, diciamo un mangiare, dai, un qualcosa di per rifocillarli di quello che hanno fatto, e ci mette a disposizione l'ambulanza con il dottore. Abbiamo poi la protezione civile, abbiamo coinvolto pure la Prolog, quindi abbiamo cercato di coinvolgere un po' tutti. Non vado oltre perché non sono molto bravo a parlare, quindi rischio di dire poi delle cavolate. Comunque abbiamo, vi dico chi sono già gli ospiti che hanno dato il loro benestare alla presenza. C'è il prefetto di Teramo che ha mandato il suo vice, il vicario dottor Di Silvestro Roberta, perché lui aveva un impegno precedentemente preso. Il presidente regionale di Sport e Salute, dottor Scogliamiglia. Poi abbiamo il presidente regionale del CONI Bastare, il presidente provinciale Canaletti, il presidente regionale CIP che non può essere presente tutta la giornata perché ha un'altra manifestazione a Fermo, però ha promesso che sarà presente. E in più abbiamo pure l'ufficio scolastico regionale che manda la professoressa Maria De Tonici, che lavora presso la scuola di Teramo. Poi ci saranno tante altre persone che però non posso confermare perché sto ancora aspettando l'impegno. Ora naturalmente l'assessore Emiliano, che già ha confermato, il sindaco che quel giorno si deve liberare da tutti gli impegni, e tutti voi. Poi sarà presente Vera TV, sarà presente TV6, Radio Abruzzo Marche, Radio Latte e Miele, Sport Piceno, Pietro, carissimo amico che... E poi mi sfugge qualcuno, Nunzio, chi ci stava? Vice sindaco di Mantignano. Sì, Monica, Super J. No, ci sta, Super J. Ecco, Super J. E credo che... Sì, stavo prima dicendo a Peppino, insomma, parlando pure con Gino Natoni, perché Agave poi è qui con sede a Sant'Egidio, quindi... Comune di Sant'Egidio, questo territorio è molto accogliente, e soprattutto accogliente per queste tematiche che comunque Peppino, di cui ha parlato. Per Agave annuncio pure, perché ringrazio anche la regione qui presente, perché stiamo portando avanti un progetto qui di inclusione per il dopo di noi. Noi abbiamo qui una struttura a Sant'Egidio di 200 metri quadri su 3 piani che l'abbiamo messa come dismissione, quindi non importante per le attività comunali. Abbiamo deciso, su finanziamento che viene dalla regione di circa 850.000 euro, di ristrutturarlo e accogliere, attraverso la ristrutturazione di 2 appartamenti e di tutto il piano rialzato. Poi più tardi abbiamo un incontro direttamente all'Unione dei Comuni, perché questa somma comunque è stata data all'Unione dei Comuni, e abbiamo sentito un po' tutti i comuni nella giunta all'Unione dei Comuni, e Sant'Egidio, tra l'altro per il fatto pure che comunque è la sede di Agave, quindi
si prestava più degli altri comuni. Poi noi abbiamo questa struttura che vorremmo ristrutturare. Nei prossimi giorni sapremo il costo per la ristrutturazione al meglio, per come deve essere per un'associazione come Agave e anche per altre associazioni, e quindi per noi questo è motivo di orgoglio, non solo da parte mia ma anche per tutto il Consiglio. Sì, grazie per l'invito, saluto tutti, a partire dal sindaco, il collega Emiliano Di Matteo, Peppino, Ginatoni, tutti presenti. Ma sicuramente è un'iniziativa importante che come Regione abbiamo voluto fortemente, perché sicuramente lo sport è una disciplina importante, ma vogliamo estendere questa pratica e soprattutto i principi che vengono trasmessi tramite lo sport anche alle persone, diciamo, che sono un po' in difficoltà, le persone un po' più deboli, fragili, perché in Abruzzo riteniamo che nessuno deve rimanere indietro. Quindi stiamo facendo una serie di iniziative sul territorio regionale, cercando di dimostrare che con l'arte, la cultura, nel caso di specie lo sport, si possa includere. Sicuramente come Regione Abruzzo a livello di sociale stiamo facendo tanto, abbiamo approvato il nuovo piano, come dicevo nelle interviste, in cui abbiamo triplicato la finanziaria, aumentato anche la spesa pro capite per ciascun cittadino abruzzese, prevedendo una serie di misure importanti, dal caregiver, la vita indipendente, la non autosufficienza e soprattutto, come diceva il sindaco, il dopo di noi, su cui stiamo lavorando e ci stiamo puntando anche con fondi dell'FSE, del PNR, perché tanti genitori, tante persone vengono da me e mi dicono: carissimo Pietro, io adesso sono preoccupato per la persona cara, disabile, fragile, in difficoltà, ma lo sono ancora di più quando vengo io a mancare. Quindi è necessario trovare delle soluzioni per il dopo di noi, e da questo punto di vista stiamo lavorando alacremente. Quindi ritengo che sabato sia una giornata importante, fiore dell'occhiello per l'intera Val Vibrata, un territorio importante in cui c'è questa realtà di Unione dei Comuni, che spesso ci confrontiamo insieme al Presidente, insieme a tutti gli altri sindaci, per cercare di andare incontro alle esigenze di tante persone in difficoltà, perché come ho già detto dobbiamo superare ogni forma di barriera. Penso che da questo punto di vista, ringrazio anche il Consiglio regionale, abbiamo approvato un piano veramente che ci permette di affrontare nuove sfide importanti, considerando anche gli effetti della pandemia che è andata a colpire soprattutto le persone più in difficoltà. Quindi sicuramente sono molto felice. Peppino mi aveva illustrato questo progetto, sicuramente importante, io ho detto: ma lo dobbiamo ampliare, cercando di includere anche tutte le altre persone, perché come dicevo è importante cercare di abbattere ogni barriera. Questo, diciamo, è l'obiettivo principale di questa iniziativa, così come stiamo facendo tante anche con Agave, con Cultura e Arte sul territorio. Devo dire che c'è molto riscontro, perché ciascuno di noi può dare qualcosa, quindi cerchiamo di valorizzare queste risorse che abbiamo. Io vi ringrazio e poi dopo ci vediamo sabato. Buongiorno a tutti, benvenuti ai giornalisti. Ringraziamento a Peppino innanzitutto, a tutti coloro che insieme a lui si sono adoperati per realizzare questo evento, al sindaco, al collega assessore Quaresimale, per la sensibilità che ha mostrato nel momento in cui lo abbiamo sollecitato affinché la Regione Abruzzo tutta, sia nella sua parte della Giunta che in quella del Consiglio regionale, aderisse non soltanto con il proprio patrocinio ma anche proprio aiutando finanziariamente la realizzazione della manifestazione, appunto un evento del genere. Ora, chi mi conosce sa che ogni qualvolta si parla di sport sono stato sensibile a essere in prima linea, ad adoperarmi anche in regione, dai grandi eventi alla vita associativa delle singole associazioni sportive, perché credo fermamente nel ruolo dello sport nella vita di ciascuno di noi. Questo ruolo, secondo me, è ancor più amplificato, ruolo di emancipazione, di formazione, di crescita rispetto alle persone disabili. Perché? Perché se per un normo dotato fare attività sportiva è un modo per interagire, per inserirsi, per essere incluso nella società, a maggior ragione lo è per un ragazzo, per una ragazza, per un adulto disabile che magari attraverso lo sport vince, elimina delle barriere che sono psicologiche prima ancora che
fisiche. E quindi questo ruolo dello sport viene amplificato in una manifestazione del genere, in cui proprio c'è un'inclusione, c'è una compartecipazione, viene eliminata appunto, come viene detto, ogni barriera. Questo lo sport lo ha già in buona parte realizzato, dalla base ai massimi livelli. Dicevo prima al campione del mondo, gli chiedevo se anche le bocce sono entrate a far parte del programma paralimpico, lui mi diceva lo saranno dalla prossima edizione che si terrà a Parigi il prossimo anno. Voglio ricordare a tutti, come ormai è consuetudine, che i giochi olimpici dei normodotati vengono seguiti dopo poche settimane nella stessa città dalle paraolimpiadi, che con molto piacere, io che le seguo da tanti anni, con lo stesso interesse, con lo stesso entusiasmo con cui seguo i giochi olimpici, ormai hanno l'attenzione di tutti, ed è anche un'attenzione diversa dal passato, non di chi si avvicina a questi ragazzi con un atteggiamento compassionevole, ma con lo stesso atteggiamento con cui vediamo, assistiamo agli eventi dei normodotati, perché questo poi è quello che vogliono gli atleti paralimpici. Non vogliono essere considerati dei fenomeni, sono atleti, così come i ragazzi e le ragazze disabili che fanno sport vogliono essere considerati dei ragazzi, dei ragazzi, dei bambini, esattamente come gli altri. Quindi questa manifestazione credo che colga il messaggio che Peppino ha cercato di inculcare in tutti quanti noi, il fatto da Vibratiano e da Sant'Egidiese che questa manifestazione si svolga in Vibrate a Sant'Egidio è un motivo in più di orgoglio per tutti quanti noi, e non è casuale, visto che Peppino è uno storico imprenditore di Sant'Egidio, io sono figlio di un imprenditore che ha scritto insieme a lui pagine importanti di questo paese, visto che l'Agave è nata a Sant'Egidio, e quindi siccome io non credo mai che le cose accadano casualmente, che questa manifestazione avvenga a Sant'Egidio e veda il suo battesimo a Sant'Egidio, per me è un fatto naturale che non può che riempirmi d'orgoglio. Quindi grazie, e sabato ovviamente ci saremo, e siccome la fortuna aiuta gli audaci, vedrete che ci sarà anche un bel sole. Mi prendo questa responsabilità. Grazie. Ha sempre delle grandi idee ed è un instancabile lavoratore, perché attorno alla costruzione di eventi del genere c'è tantissimo lavoro, e però lui si giova di una squadra di amici che in qualche modo lo supportano. E tra l'altro è una, stavo vedendo, inclusione attraverso lo sport, sembra quasi, noi non ci siamo parlati, però in realtà è una naturale prosecuzione di un progetto che noi stiamo portando avanti come Agave, finanziato appunto dall'assessore quaresimale della regione Abruzzo, che si chiama Abruzzo Senza Barriere, ed è, diciamo, imperniato soprattutto ad arte e cultura, che in qualche modo sono, almeno li abbiamo ritenuti, degli elementi importanti per una naturale sensibilizzazione, per cercare di sensibilizzare sull'abbattimento delle barriere che non sono solo quelle architettoniche, che forse sono quelle più facili da vedere e più semplici da abbattere. Il lavoro di sensibilizzazione sta soprattutto in quelle invece ambientali, culturali, ideologiche, che sono molto più difficili. E allora Abruzzo Senza Barriere con arte e cultura, adesso con Peppino attraverso lo sport. E quindi è questa forse è la massima espressione, lo sport è la massima espressione di inclusione. Mette tutti sullo stesso livello, li mette tutti insieme, e quindi le differenze si annullano. Io non dico altro, ringrazio il sindaco Peppino in primis, l'assessore Emiliano, che sempre vicini alla nostra associazione e a questo mondo della disabilità, che in realtà è un mondo ricchissimo, e lo è soprattutto se la gente si avvicina ad esso e
e si rende conto dei valori e dell'importanza e della ricchezza che questo mondo porta con sé. Grazie Peppino e grazie. Io innanzitutto ringrazio Peppe che ci ha coinvolto in questa bellissima iniziativa e saluto le autorità e mi riaggancio subito alla terminologia che è molto interessante come campo di applicazione di questo di questa nuova cultura dell'inclusione. Io invito a riflettere sul fatto che parlare di una persona disabile significa già stigmatizzarlo. E è più corretto dire persona portatrice di disabilità, perché la disabilità che appartiene alla persona ma che non la connota in senso dispregiativo è come una caratteristica che toglie qualcosa, no? All'uguaglianza delle persone. Quindi detto questo mi corre l'obbligo anche di presentare la Fondazione ANFAS Grottammare, che pur essendo il territorio marchigiano ha un forte legame con l'Abruzzo, perché noi abbiamo tra i diversi servizi che gestiamo anche un centro di riabilitazione che è specializzato per le problematiche dell'età evolutiva, al quale accedono molti bambini che vengono proprio da quest'area, quindi c'è un qualcosa già subito che ci unisce. Ma una cosa che ci unisce ancora è il fatto che noi abbiamo anche due appartamenti per il dopo di noi, dove abbiamo già sperimentato da anni con anche il coinvolgimento delle famiglie che formano attualmente un'associazione a parte rispetto alla Fondazione ANFAS, l'utilità e il contesto proprio di crescita per la persona portatrice di disabilità nella autonoma sistemazione abitativa, perché questa modalità che viene presentata come il dopo di noi, quindi sullo schema della legge 112, in realtà deve essere anche già accolto come un durante noi, cioè le famiglie devono lasciare andare i propri figli verso un'esperienza che già dà loro la possibilità di un co-housing, quindi di una coabitazione, ma anche di un contesto che presenti loro tante opportunità. Noi per esempio l'abbiamo gestita come una... noi gestiamo l'appartamento e quindi abbiamo un assistente familiare che è presente con i ragazzi. In questo momento abbiamo un appartamento aperto con 4, ma abbiamo altre 4 persone in lista di attesa per un altro appartamento, e durante il giorno però organizziamo tante attività per loro, tra le quali c'è anche il laboratorio di ceramica, e abbiamo scoperto delle potenzialità per questi ragazzi proprio attraverso questo contesto, un contesto di inclusione ma anche proprio di crescita della persona. È un contesto nel quale i ragazzi stanno insieme e si confrontano, si misurano con delle piccole difficoltà. Guardate, questa lampada, questa è realizzata dai ragazzi che poi hanno anche imparato questa tecnica. Non è semplice realizzare questo oggetto, eh? I ragazzi sono capaci di prendere in carico il manufatto dal momento della lavorazione del tornio, certo non tutti ovviamente, no? Però alcuni lo sanno fare bene, altri sono invece più bravi nella decorazione. Allora è un contesto nel quale loro esprimono la loro personalità e ritrovano anche subito la concretezza del loro impegno. E quando noi abbiamo aperto a questo laboratorio, nel quale attualmente ci sono circa 40 persone che appunto si alternano anche con una frequenza bisettimanale, perché poi è questo il modello che abbiamo individuato come più confacente appunto a questi ragazzi, quando loro mostrano proprio, e loro sono orgogliosi perché hanno detto questa cosa l'abbiamo fatta noi, allora quando arriva qualcuno che dice guarda me la posso prendere, perché noi essendo un ente del terzo settore iscritto a RUNS, un ente quindi no profit, possiamo cedere gli oggetti a fronte di una donazione, ovviamente non è un valore commerciale quello che diamo,
a questo oggetto, però ci piace proprio che ci sia la possibilità di apprezzarlo e quindi anche di poterlo così far avere alle persone che poi hanno piacere di prendere e portare a casa. Abbiamo tutta una produzione di oggetti, adesso stiamo anche aprendo i souvenir, quindi ci piacerebbe molto anche proporci ad alcuni sindaci appunto per poterli realizzare, perché i ragazzi realizzano la base e poi noi, facendole delle fotografie, realizzando le fotografie artistiche anche di monumenti oppure di paesaggi, possiamo connotare l'oggetto in relazione alla realtà. Presidente, sì, e poi parliamo secondo aspetta. Lei, sì, artisti o ceramisti, ci si dimanda o ci si nasce? Allora, noi dobbiamo chiaramente dire che ci sono tante realtà di ceramica artistica che hanno una storia e tutto. Il nostro è un contesto nel quale noi minimamente non ci confrontiamo con realtà come quella di Castelli, ad esempio, che sia un terra d'Abruzzo, oppure magari come quella di Deruta. Il nostro maestro ceramista però, lui che per una vita ha studiato e ha realizzato oggetti di ceramica, ha pensato ad una produzione che possa essere una produzione consona al nostro stile, no? Quindi ci distacchiamo un po' da quello che è il prototipo della ceramica, diciamo, artistica, anche apprezzata, ma cerchiamo di proporre qualcosa che sia un oggetto di utilità quotidiana e che sia anche bello. Tornando alle nostre attività, noi abbiamo molte realtà, insomma, che vanno avanti da tanti anni, come ad esempio le case famiglia, dove attualmente accogliamo 20 persone che sono pensate per soggetti che sono privi di una rete familiare. Abbiamo anche un centro diurno che è un'attività di sollievo anche per le famiglie, e abbiamo una serie di laboratori. Tra questi laboratori, che sono laboratori di espressivi, di comunicazione, abbiamo anche la novità della radio web, nella quale avete già apprezzato la capacità di comunicatore e quindi di interlocutore di Heller. E quindi noi abbiamo questa radio web che si chiama Libera Gioia, che sta partendo in questi giorni. Ho appena sentito il tecnico che ci dava l'ok per collegamento con il nostro sito web. E quindi troverete Heller con la sua rubrica, come si chiamerà la tua? Pillole di ottimismo. Pillole di ottimismo, dove lui partirà dalle buone notizie. Esattamente. Facciamo quindi informazione concorrente a quelle che fanno i telegiornali. Ok, benissimo. Voglio specificare una cosa. Ringrazio il presidente per il complimento che mi ha fatto, ma lei esagera. Perché esagero, Heller? Esageri perché praticamente per me fare la conferenza stampa è una dimensione nuova. Di solito sono io a vedere fare gli altri delle conferenze stampa. Questa è la mia prima conferenza stampa e voglio precisare una cosa. Tutte le volte che ho parlato della radio poi ci sono stati degli inconvenienti che non ci hanno fatto partire. Covid compreso, speriamo che non ci siano più inconvenienti. Io non vedo l'ora di partire. Andiamo a concludere per congedare anche i colleghi giornalisti, che ringrazio.